Forza ragazzi, sì, via! Melegoni che fa le cose per bene, le scarica dietro su Zepete. Zepete a larga a sinistra, a destra, anzi su Radovanovic, che guadagna qualche metro, poi fa correre sul laterale di destra, gol Daniga, lancio lungo in mezzo, ma facile per l'Inter recuperare questa palla. Barellino, pallone in avanti, Lukaku, 1-2 con Lautaro, attenzione, Lukaku, 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 1 contro 1 come Zapata, saltalo, 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 la conclusione, gol! 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 3 secondi, 1-0 per l'Inter. Meno male che era una partita difficile, 1-0 per l'Inter, 33 secondi Inter in vantaggio. Allora, un gol che ricorda vagamente quello nel derby, cioè con un 2 contro 2, Lukaku che parte, stavolta anziché stringe la sinistra, si allarga a destra, diagonale, forse non irresistibile, forse non irresistibile, magari Perin poteva fare qualcosa di meglio, ma è il gol dell'Inter subito in vantaggio, Londa Mondoplex, via! Allora, adesso ve lo faccio vedere alla lavagna. Comunque, sì, poteva fare meglio Perin, francamente. Però l'ha spiazzato, guarda. Lukaku, Lautaro, il 18esimo gol di Romero Lukaku. Allora, in praticamente campionato. Lukaku parte da questa posizione, dopo che a centrocampo c'è stato un tackle vinto dall'Inter, la palla viene data immediatamente da Lautaro al suo amico e gemello, per così dire, Lukaku. Lukaku parte, vi ricordate Romagnoli e Lukaku? Cosa accadde a Romagnoli e Lukaku? Che Lukaku strinse in questa zona, mi spiace dirlo, consumo in studio però, e tiro e gol. In questo caso invece Lukaku punta Zapata, Zapata lo aspetta un po', si allarga questa volta da questa parte Lukaku, fa partire un diagonale, se mi permettete, non proprio irresistibile perché passerà qui. Perin si tuffa con un po' di ritardo, forse perché aveva fatto un passo da questa parte. Quando si tuffa con colpevole lentezza, chiedo scusa, la palla finisce in gol. Nulla da fare per lui, o meglio, poteva fare molto meglio. Non si può continuare a cincischiare sull'1-0, bisogna fare il secondo subito. O al più presto, così non lo fai mai. Parte Lukaku, dai! Parte Lukaku da solo in mezzo a tre. Lukaku, Lukaku, e gol anche questo. Lukaku, dalla! Palla per Darmian, la controllo! Ed eccolo qua, 2-0 dell'Inter! Ed eccolo qua con Darmian! La giocata di Lukaku, poi Darmian di prima intenzione, con un mezzo collo esterno, mette il pallone in fondo al sacco, meno male! Ma che fatica, la ragazzi! La gioia di Darmian, che ride, felice, abbracciato da tutti i compagni. Vede. Lukaku avanza, anziché tirare lui, allarga per Darmian, che ha l'attimo per piazzare il tiro, è stato un po' dimenticato, il suo rasoterra fa secco il... Pazzesca la difesa del Genoa, no, pazzesca! È in posizione regolare, Perin, bravo! Si dimenticano, ma no, dai, dottore, si dimenticano di Darmian, da solo di Lukaku. Lo so, però c'è la palla è passata in mezzo alle gambe di un difensore, di anche un pochino di Sibora. Allora, Londa Mondoplex, via! Allora, intanto un'esultanza pazzesca del comandante Conte in panchina, alla faccia di chi ci viene a dire che non tiene alla squadra. Ecco. Alla faccia di quelli che ci dicono ci così. Devi cercare all'interno dei tuoi ospiti. Buoni, grazie. Vi faccio vedere il gol dell'Inter. Arriva qui Lukaku. Quando arriva a questa posizione ci si aspetta che magari lui possa tirare. Invece vede Darmian qua. Darmian è quasi fermo, sta aspettando ed è attento a stare in posizione regolare. Palla qui per Darmian. Darmian parte... Arriva Siborra, quando tira Darmian la palla, Siborra entra in scivolata, la palla gli passa quasi sotto una gamba, entra in gol qui e Perin non prova neanche la parata. E Sanchez per Lautaro. Intanto vi segnalo che Gagliardini... Questo è quello che fai tu è quasi aggiotaggio. Cioè intanto palla in mezzo per Lukaku! Lukaku! Il miracolo di Perin e poi gol! Sanchez, 3-0 per... No, annullato. 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 E poi va Sanchez, molto simpatico. Dalla serie, perché? E si sì, mette a ridere, perché, caro assistente, me l'hai annullato? Sembrava un gol regolare, allora vediamo. Ah sì, c'è al momento del cross il primo tiro di Lukaku, che però secondo me va verificato, va verificato. C'è un cross qui, Lukaku arriva in corsa, tira, mezzo miracolo di Perin, la palla si impenna e Sanchez di testa fa gol. Quando parte il cross... È in linea, ha le braccia Lukaku oltre, ma le braccia non fanno testo. Non è che fosse regolare. Esatto.
le braccia non fanno testo, quindi può darsi che bisogna vedere se c'è un ginocchio o una punta della scarpa. Gol! Gol! 3-0 per l'Inter! Gol! 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 3-3! Allora! 3-0 per l'Inter! E felice come un bambino Sanchez! Sì. Ed era un po' stordito. Poi lui rientra da... È finita così. Così la partita, non ci hanno più fatto vedere D'Ambrosio, ma era... Va bene. Mi duole aver azzeccato di nuovo il risultato, però se ho sensazioni per stasera ve le faccio sapere. Sì, al momento non... Sì, ma tanto, coi tuoi amici.